Per Telefritto Sorrento abbiamo letteralmente aperitivo un grande artista, un regista ed anche uno scrittore, Manlio Castagna, pronto soccorso cinematografico per cuori istanti. Un titolo difficile, cosa sta a significare? Sta a significare, sì, beh, il titolo è lungo effettivamente, non so se è difficile, ma lungo sicuramente. Ma è un libro che in qualche modo cerca di curare i mali d'amore attraverso il cinema, perché io sono persuaso dell'idea che il cinema possa fare bene davvero se visto in un certo modo. E qui in qualche modo diventa una sorta di prontuario, di manuale, tra virgolette, molto ironico, sul come guarire dalle piccole grandi ferite sentimentali grazie al cinema. Questo effetto catartico del cinema, con quale stile lo tratti? Ma con uno stile sicuramente ironico e autoironico, perché prendersi sul serio su un argomento che di per sé è drammatico, ma ha anche un sostrato, come posso dire, sicuramente leggero. Allora, parlare di questo con un tono drammatico sarebbe stato eccessivamente serioso, e quindi attraverso anche una scelta di film mainstream, diciamo così, cioè che è visibile un po' da tutti, si cerca di parlare di cinema in maniera tranquilla, in maniera ironica. Quindi l'amore a 360 gradi per tutte le età, il pubblico che lo leggerà può essere un pubblico, insomma, di ogni età? Assolutamente sì, infatti il libro ha avuto un buon successo sia tra i ragazzi sia tra un pubblico più adulto, sicuramente molto più femminile che maschile però. Le donne sono legate a queste cose emozionali in maniera... Non è solo quello, è che la donna ha anche una maggiore volontà di informarsi, di curarsi, di autoanalizzarsi, a differenza dell'uomo che invece nel suo essere un po' più grezzo, diciamo così, meno evoluto rispetto alla donna, cerca anche in qualche modo meno di rintracciare queste macchie psicologiche che in qualche modo può avere dentro di sé. Un tale lavoro presuppone un lavoro psicologico, hai fatto degli studi del settore o sei specializzato? Io sono laureato in scienze della comunicazione, sono specializzato in semiologia del cinema, però ho anche un master in psicologia, quindi ho usato quello. Quindi dove lo troviamo? In libreria? Edito da? Edito da Edizioni Punto d'Incontro, tutte le feltrinelle d'Italia e online. Quindi leggiamo questo pronto soccorso psicologico per cuori infranti e si salvi chi può. Che bello.